Anche nei negozi, se vai a comprare qualcosa, ogni tanto ti guardano un po'. Lo sguardo delle persone, tipo, perché stai comprando questo? Ti chiedono, ma è un regalo? Quando lo paghi in cassa, tante volte. Omar. Ok, allora ragazzi, Omar è un ragazzo che io ho conosciuto tramite i social media. Gli facciamo fare un make-up che lui porta on daily basis. Prima di fare qualsiasi cosa detergo la pelle con questo detergente qui, che è un detergente alle erbe esfoliante. Subito dopo applico il tonico sempre di Kiehl's, che questo qua è l'Ultra Facial, che è oil free. Poi applico la PepStar di Clinique. Questa qui è la versione gialla, che è idratante. Visto che siccome vado a usare delle cose che sgrassano particolarmente la pelle, poi questa qui me la nutre abbastanza bene, quindi preferisco mettere questa e poi magari un buon primer opacizzante nelle zone in cui ne ho più bisogno. Come ti sei appassionato al make-up? Ma allora, la passione mia per il make-up nasce per coprire i difetti, per essere più confident con me stesso. All'inizio era sempre un cercare di metterlo in modo che nessuno lo notasse, mentre adesso ho piacere se qualcuno lo nota. Il paese in cui abito io non è grandissimo, quindi non c'è questa cultura del make-up su un uomo. Anche nei negozi, se vai a comprare qualcosa, ogni tanto ti guardano un po'. Lo sguardo delle persone, tipo, perché stai comprando questo? Ti chiedono, ma è un regalo? Quando lo paghi in cassa, tante volte. Come primer applico quello di Becca, Ever Matte Poreless Priming Perfector. Lo metto solo nelle zone tipo dove ne ho proprio più bisogno, il naso, un po' la fronte, perché non voglio ostruire, diciamo, troppo i pori della pelle. E prima lo applico un po' così per spanderlo e poi lo vado a picchiettare. Allora, come fondotinta io uso quello di Fenty Beauty. Mischio la mia shade invernale a quella estiva, che sono la 360 e la 390. Ah, ok. Perché diciamolo che anche noi con la pelle scura ci abbronziamo e anche di brutto e anche molto più velocemente Molto. rispetto a delle persone che sono caucasiche. E come pennello uso l'Y7 di Morphe della Gilder Collection. Prima di Fenty Beauty ne Cosa utilizzavi? ho girati tantissimi. I miei preferiti erano quelli di Lancôme. Prima di passare a applicare correttori, con una spugnetta bagnata vado a tamponare bene il fondo. Come mai lo fai? Lo uniforma ancora meglio. Ok. Poi, come correttore, vado ad utilizzare il Tarte Shape Tape nella correlazione Ten Sand. Un po' irreperibile questo correttore qui in Italia, nel senso Ma che. adesso sai che c'è quello di Nabla? L'hai mai Sì. provato tu? No, non l'ho ancora provato perché ho guardato bene lo shade range. Per quanto ce ne siano abbastanza per essere un correttore, ho paura che quella che si avvicina come tonalità al mio incarnato sia troppo calda. Ok. Io sono questo qui, Sì. Tarte, e dovrei, cioè questo qua è davvero in mezzo a questi due. Questo qua è troppo chiaro, se lo metto mi fa esci. Questo Esatto, sì. Beh, qui invece mi fa. che comunque guarda che è un grande salto cromatico quello Sì, lì, sì, sì, eh? sì. Enorme. Però vabbè, diciamo che per un primo lancio è comunque un brand per il momento Poi, indie. cioè, diciamo che non è un brand come può essere, non lo so, Tarte. Tarte o MAC, che ha Esatto, mille sì. shade perché è un brand enorme con negozi e tutto. Quindi se ci stanno guardando quelli di Nabla, ecco, se aggiungeranno delle shades, Sì, sarebbe secondo me ecco, sì. il caso di aggiungere in quel buchino là delle Sì, shades. quindi lo. Fai finta che devi andare, tipo se dovessi andare all'università. Ecco, ne metterei poco così. E con una spugnetta sempre bagnata. In questo caso preferisco questa qui di Mulac perché è a punta e quindi riesco ad andare bene nell'angolino interno. E poi perché usandone poco e piacendomi molto full coverage sulle imperfezioni, noto che beve pochissimo prodotto, quindi rimane tutto lì e bello compatto nella zona delle occhiaie. Chi sono gli influencer o make-up artist a cui ti ispiri, che ti piacciono, che segui, di cui vedi video? Allora, americani,
Jackie Anna tantissimo, Patrick Star, controverso ma Jeffree Star anche tante volte. Nella zona AT, diciamo, faccio un po' di highlight con il correttore di NARS. Caramel? Caramel, sì. Uso questo piuttosto che lo Shape Tape in quelle zone perché, essendo che sono zone in cui muovo molto di più, essendo la texture del tart molto più, diciamo, anche secca e segnante tra virgolette, paura che mi segni troppo le righette, allora preferisco andare con questo che tanto ne basta sempre poco e sempre abbastanza coprente, e vado a sfumarlo sempre con la mia spugnetta bagnata. Poi, una volta sfumati i vari correttori, vado a usare la powder libera di Too Faced. E poi una cosa è una cipria assolutamente da giorno. La sera, se uno deve fare una foto o qualcosa col flash, fa un sacco di flashback. Allora, un consiglio che voglio dare, questo in generale a tutte le persone che fanno baking, occhio perché le translucent powder che contengono all'interno l'ingrediente silica creano questo effetto qui di flashback. Le altre parti del viso invece, con un pennello fluffy, in questo caso io uso il Morphe sempre dalla collezione di Gilded, l'Y3, vado a usare la cipria di LA Girl nella colorazione True Bronze su tutte le parti in cui non ho fatto baking. Come mai ti piace questo pennello? Cosa ha di particolare? Allora, trovo che applica benissimo il prodotto se tamponi. Poi quando è il momento di levare, io levo tutto sempre con questo qui un po' sporco della cipria sempre di LA Girl, in modo da, magari se rimane quell'effetto magari un po' più ashy, da toglierlo, ecco. Vado a utilizzare le mie polveri per il viso preferite in assoluto, ovvero queste qua di Mulac. Io vabbè, ho fatto la palette personalizzabile, ma si possono comprare anche da sole, e io faccio contour con Thanatos. E quando sono abbronzato per avere un po' più di caldo, Ares. Sono le mie due preferite. E poi, sempre da questa palette qui, vado a usare Morfeo e vado a farmi il contour al naso. A me dà fastidio un sacco una cosa, ovvero il fatto che adesso l'inclusività vuol dire avere 4 shade scure. E cioè, io dico bianco, 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 marroncino, nero, fine. Esatto, sì. E io in quelle shade lì non esisto. Mai, 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 lo immagino. Mai. Sono o troppo calde o troppo chiare, o se no non posso proprio metterle, perché dai. Per noi maschietti, o per chi ha i capelli corti in generale, questa roba qui, chi ha i capelli corti a pelle, è rischiosissimo avere il match sbagliato, perché proprio si vede subito, cioè neanche dal collo, ma lo vedi proprio dall'orecchio in poi, a meno che non vai a mettere il fondotinta su tutta la testa. Se non hai un match adeguato, già fare il contouring diventa un problema se è troppo scuro, cioè non deve essere mai troppo di 6 toni più scuro del tuo, perché sennò davvero si vede troppo, e a me non, poi, cioè, non mi interessa che si veda il trucco in sé, ma se si vede che è brutto non mi piace, ovviamente. Ma pensa a te. E poi vado a usare il match stick illuminante nella colorazione Cinnamon di Fenty Beauty, e io faccio highlight prima di concludere con le sopracciglia e tutto, perché mi piace farlo anche sopra le sopracciglia bene, in modo che poi quando le disegni ti rimane comunque l'highlight senza sporcare le sopracciglia. E questo qui non lo applico mai direttamente, perché ho notato che mi sposta un po' il fondo, e quindi direttamente con le dita lo vado a prelevare scaldandolo un pochettino e a picchiettare. Vado a spruzzare prima un po' di setting spray prima di continuare. E mi piace tantissimo come toglie l'effetto polveroso questo qui. Vado a dedicarmi alle sopracciglia, che sono la mia parte preferita, tra l'altro. Ok. Perché, cioè, non c'è cosa che mi piace di più che di vedermi col sopracciglio bello in ordine, no? Prima pettino le sopracciglia con un pettinino qualsiasi. E poi vado a usare il Brow Pot di Anastasia. Cosa usi? Ebony. Ok, come Ebony, me. Sì.
E il pennello, questo qui è di Sigma, non mi ricordo, è 79 mi pare. Ok. E lo vado a... Amo questo pennello perché è morbido, cioè non è uno di quei pennelli duri che quando lo metti su... Ah sì sì, piace molto anche a me quello lì, ce l'ho anch'io. E vado a fare dei pelettini, diciamo... E dopo averle disegnate le vado a pettinare in modo che si sfumino un po', soprattutto qua davanti, perché almeno sembrano ancora più realistiche. Poi io amo lasciare un po' di spazio, fare dei peletti, diciamo, lì davanti. E subito dopo ritorno con il mio correttore di NARS, un pennello piatto, diciamo, in questo caso io uso l'Y21 di Morphe sempre. Ne prelevo un po' direttamente dal suo wand col pennellino e lo vado ad applicare qui. Ne metto poco perché non mi piace che poi si veda che è molto chiaro e si veda che ho fatto una riga sotto le sopracciglia, perché non è naturale. E poi con un pennellino, questo qui è il 142 di Zoeva, lo vado a sfumare per togliere appunto l'effetto netto. Dopodiché vado ad applicare un gel per sopracciglia trasparente. Questo qui è Super Drugstore, è di Wet n Wild. Allora, poi io solitamente, adesso non ne ho bisogno, però solitamente nella skincare metto lo scrub per le labbra di Lush. È buonissimo. Poi vado a mettere un lip balm, questo qui è di Estetista Cinica. Per un look da giorno io non uso mai dei gloss, o preferisco sempre qualcosa che si vada poi a asciugare, quindi anche questo qui adesso rimane un po' per nutrire, e nutre un sacco, e però dopo quando si asciuga rimane il tuo labbro naturale. Di sera invece magari uso o il gloss, quello di Fenty Beauty, Gloss Bomb, che è una cosa meravigliosa, e poi mi piace tantissimo il Lip Gloss di MAC nella colorazione Nymphette, perché a te sembra così, sembra rosa, no? Ma quando lo metti è rose gold. Ed è la cosa... Oh mio Dio, è top! Che bello, sì. Adoro questo make-up! Bello? Sì, mi piace tantissimo! Grazie. Yes, you slay! E poi torno con lui perché lo... Cioè, io ne uso... Questa boccetta mi durerà 2 settimane forse. Perché vabbè che truccandomi tutti i giorni già lo uso tanto, ma poi ne uso tantissimo perché io non voglio assolutamente, soprattutto in queste zone qui, l'effetto polveroso che magari può lasciare un po' il baking, non mi piace per niente. E poi questo qui non mi dà quell'effetto matte, come tipo amo la tenuta dell'all-nighter, però lo trovo davvero, cioè ti va secondo me a streccare. È astringente, molto astringente, un vero? un po' troppo. E poi appunto durante la giornata io noto che quando vado a seccare troppo torna tutto fuori, sempre, e quindi lo vado a spruzzare generosamente. Yes, yes. E quindi ragazzi il make-up di Omar è completo, quindi questo è un trucco ragazzi che potete fare tutti i giorni per andare per esempio all'università, al lavoro, a scuola. Non lasciatevi influenzare dalle opinioni degli altri, perché la faccia è la vostra, la faccia è la vostra. E come dice Ale Hilton, a fine giornata ragazzi il trucco si toglie, l'ignoranza no. Mai. Tutti i prodotti che ha utilizzato Omar li troveremo ovviamente nel box in descrizione, lasceremo anche contatti social, mi pare che tu hai Instagram. Sì, sì, ho una pagina Instagram Beauty. Ok, ho una pagina Instagram Beauty, quindi la metteremo qua sotto, quindi se lo volete seguire, se volete chiedere dei consigli, a prescindere che siete maschi o femmine, veramente, sono sicura che Omar sarà ben felice di darvi una mano. Io rispondo volentieri, anzi, come tante volte io chiedo aiuto agli altri e mi danno una mano, sono felicissimo se qualcuno mi chiede anche solo un consiglio o anche solo scambia 2 chiacchiere per appunto
la passione del make-up, insomma. C'è qualcosa che ti senti di dire magari ai ragazzi come te che amano il make-up, però magari non sono incentivati perché hanno paura del giudizio magari dei familiari, degli amici o del contesto lavorativo? Io dico la verità, non riesco più a rinunciare se ho voglia, perché ci sono dei giorni che esco senza neanche la crema idratante ancora un po'. Però se ho voglia quel giorno di indossare un illuminante particolarmente vistoso o di indossare un lip gloss o di indossare qualcosa di particolare, perché poi vabbè io il trucco occhi non lo uso, ma lo faccio perché non c'è bisogno di sentirsi giudicati, perché se gli altri ti giudicano, che ti giudichino pure. Tanto poi a me personalmente da una mi entra e l'altra mi esce. Io sono contento poi quando mi vedo allo specchio di vedermi meglio, di aver magari mascherato le mie insicurezze, perché ognuno di noi le ha. Nessuno è perfetto, quindi cioè è inutile dire dai sì, sei un maschio, non ti puoi truccare, e vai in giro con discromia, discoloration e tu te ne vergogni, o magari hai acne e tu te ne vergogni e non la copri perché ti vergogni anche di andare in giro truccato perché la gente ti vede truccato. Chi se ne frega? Se tu ti senti meglio così, fallo, secondo me. Certo. Poi posso capire che magari sai, sempre a livello familiare uno abbia paura. Che poi una cosa che voglio dire, senza entrarci troppo, perché è una cosa banale anche solo dirla, non ti trucchi solo perché ipoteticamente sei omosessuale. Puoi truccarti anche perché sei un modello, perché hai anche tanta cura di te, o perché ti piace truccarti o coprire le tue imperfezioni ed essere l'uomo più maschio, più mascolino del mondo. Tutto qui. Senti, allora, in merito al tema dell'inclusività, ok? Perché io ti ho chiamato per dare una dimostrazione di come un ragazzo si potrebbe truccare, certo, on daily basis. Ovviamente ciò non toglie che se un uomo si vuole mettere il rossetto rosso, esatto, e l'ombretto oro e l'ombretto oro, non lo può fare. Esatto. Però ecco, se una persona volesse avere un no makeup makeup come quello che hai tu, sì, perché sì, comunque sì, io non noto una differenza eccessiva rispetto a come ti sei truccato. Cioè forse le labbra perché sono lucide, ma tutto il resto diciamo che è tutta una correzione più, esatto, che un qualcosa di diverso. Un esaltare quello che sei. Quindi, allora, io noto un po' di incongruenze e di incoerenze da lato inclusività in Italia, perché ovviamente io parlo del contesto italiano, sì, in sì, merito sì, a come ci si rivolge al pubblico della beauty community, e vorrei proprio sottolineare questa cosa, fare un appello ai colleghi, ai brand: smettiamola di parlare al femminile. Perché non si truccano solo le femmine, si truccano anche i maschietti, anche i maschi si truccano, e a volte anche meglio delle femmine, se proprio bisogna dirlo. Ma anche in una sfilata, voi pensate che i modelli non li trucchino? Sì, e infatti vadano on the runway così, bare face, yes. Qual è la sensazione che tu provi quando leggi, per esempio, una cosa anche stupida, a me a volte capita di leggere: ciao ragazze, adesso voglio fare questo giveaway, buona fortuna a tutte. Non partecipo. Tu hai un commento in meno, un follower in meno molto probabilmente. Perché? Perché secondo te, nel tuo schema, io non rientro. E se tu non mi prendi in considerazione, io, che tu sia un follower, un influencer, uno youtuber o un brand, non ti prendo in considerazione. Io non ho smesso di seguire brand, perché brand, ma anche persone, perché ho deciso che secondo me, quando tu non mi prendi in considerazione come persona, come potenziale o acquirente, ma anche come potenziale tuo follower, se parliamo di un influencer o di uno youtuber, mm-hmm, allora io non, perché ti devo guardare? Se tu non metti in conto che tra quelle persone che ti guardano ci potrei essere anche io, perché devo? Va bene, se tu vuoi un seguito solo di ragazze, faremo così,
d'ora in poi ti seguiranno solo ragazze, però avrai la metà, un quarto magari, dei follower che hai. O degli acquirenti, dico, che hai, se sei un brand. Certo, certo. E c'è qualcosa che ti sentiresti di dire magari ai brand di cosmesi, ok? Per esempio, io ho notato che ci sono dei brand che non postano foto di uomini con il make-up. Anche italiani, sì. O comunque pochi, cioè magari una foto su 1000, perché, non so perché. Perché, sei, anche perché io compro, se sono un appassionato di make-up, come nel mio caso, no? Che ho una pagina beauty, ti faccio la foto. Tante volte ti recensisco il prodotto e tu non lo prendi in considerazione solo perché sono un uomo, e magari ti faccio una foto che è, diciamo, più inquadrata della foto di una persona che magari può essere un selfie. Cioè magari ci sto più dietro, ci metto dell'editing, ci metto del tempo, però tu preferisci prendere la foto di una donna selfie, magari fatta male, sgranata, che la foto di un uomo, ma una signora foto solo perché è un uomo. E lì ti dico, allora non capisco la tua strategia di marketing qual è. Vabbè, niente, anch'io in questo senso mi sento di... Io appoggio ovviamente il discorso che tu fai, Omar, mi spiace molto, perché vedo che questo tema dell'inclusività sta sfuggendo un po' dalle mani, un po' a tutti. Adesso tutti i brand stanno facendo i fondi da almeno 40 nuance. Però allora, se vuoi fare una cosa, no? Falla in maniera originale. Quando l'ha fatto Fenty... Non è che prima non c'erano i fondotinta, perché no. c'era MAC, c'era Make Up Forever, però è stato bello vederlo perché era il primo lancio, ok? Allora, pensiamo magari che non ci sono neanche, per favore, 40 shades di ciprie. Perché nessuno lo fa? Cosa deve arrivare? Fenty Beauty, allora poi tutti dopo lo rifanno? Andate a cercare un tutorial, Dark Skin... Contour and Highlight in polvere, non in crema, in polvere. Guardate quanti ce ne sono e soprattutto quanti brand vengono menzionati. Uno, Anastasia Beverly Hills. Esatto. Ho detto tutto. It's true though. E invece se facciamo anche di una pelle che è leggermente più chiara della mia e non troppo, troppo chiara, subito Maybelline e tutti gli altri brand, drugstore, ma anche perché anche alla fine MAC, siamo comunque costretti, e ce lo possiamo permettere, a spendere l'ira di Dio di molto soldi, di più rispetto a l'ira di Dio, quando potrei accontentarmi di 5 euro di fondotinta, 4 euro di palette di contour, e invece ne pago 50 di fondotinta, 50 di palette di contour, e alla fine finisce che ho più di 500 euro in faccia solo per correggere delle imperfezioni. E secondo me non è giusto, perché alla fine non cambia niente formulare una shade più scura, esatto. Cioè io infatti l'ho chiesto ad Anastasia Beverly Hills, lei ha detto che non c'è nessuno, cioè lei in persona davanti alla mia faccia mi ha detto che non cambia. Ma lei è una grande, cioè lei per dire è sponsor di RuPaul Drag Race, cioè lei è un anno luce avanti a tutti. Esatto. Beh, non a caso è Anastasia Beverly Hills, c'ha 20 milioni di iscritti su Instagram, tanto ragazzi, se il talento c'è e c'è un'avanguardia vera, perché è inutile che tu mi dici, mi scrive ciao ragazze e ragazzi col punto esclamativo e poi fai le attività con i brand e dici ah ragazze, se volete venire qua a fare questa cosa è possibile, non coinvolgi gli uomini. Cioè capisci che sei ipocrita? Capisci che sei poco coerente? Lo capisci che c'è un'incoerenza? Ma ci sono anche delle pagine, come dire, scrive ragazze e voi ragazze makeup artist. Io non sono makeup artist, ma ci sono, penso, tantissimi makeup artist che in quel momento si sentirebbero offesi. Cioè io mi offenderei. Ragazzi, ricordiamoci veramente che il makeup è per tutti, uomini e donne. Iniziamo a essere un po' più coerenti con la storia dell'inclusività. L'inclusività, ragazzi, non significa solamente che il make-up sia disponibile in tante shades. Iniziamo a coinvolgere un po' più di uomini nei product placement, iniziamo a ripostare un pochino più di uomini nei feed,
italiani e non. E anche a mettere like alle foto di uomini. Esatto. Guardiamo le foto di un make up, lo stesso make up fatto da un uomo e fatto da una donna. Ma lo sai che anche. Ho fatto da. Cioè, non fatto, fatto su white people, black people. Allora, per un certo punto di vista, tu sei. Cioè, super sfortunato in Italia perché non solo sei. Uomo, ma sei anche nero e si sa, ragazzi, è risaputo che le foto di persone dark skin ricevono meno like. Tu sei pure uomo, capito? Quando tu riposti, a meno che non sia un brand internazionale, allora certo. Dice, ma in Italia. Ma è perché è il brand. Esatto. Però ti dico, Beauty Bakery mi ha ripostato, per dirti. Che figata. Altra gente no. Vabbè, ma Beauty Bakery lei è nera. Lei è. La owner è nera. Ma da... poi te l'ho detto, con le donne, con, cioè, riposta uomini, è super feminist, nel senso che, non femminista nel senso brutto della parola, perché secondo me c'è anche un senso brutto di quella parola. Mm-hmm. Però guarda, cioè non ci deve volere per forza Rihanna per fare 40 shade o qualcuno che dica, ah, ci sono anche gli uomini. Per far sì che vengano notati. Cioè, secondo me dovrebbe essere. Anche perché adesso, se vogliamo dirla tutta, anche Fenty Beauty, cioè nel lancio, nelle foto, non è che c'erano uomini, eh? Quindi, e lì gliel'avranno imposto, eh? Non è che lei non vuole. Cioè, le lingerie nude per le persone nere e per tutte le taglie, cioè anche quelle che non esistono ancora un po', ci sono le taglie. Sì, sì, sì. Ti pare che non avrebbe fatto se no... Lì secondo me gli è stato imposto che gli uomini non ci dovevano essere nella campagna. Io di questo non posso esserne sicura, però cioè, a me è venuto da pensarlo, perché sennò poi non riposti neanche su Fenty Beauty gli uomini, e lei lo fa, lo riposta. Lei tanto. Anche per i Mademoiselle. Ma poi lei chiede, lei chiede di fare video con, tipo un po' di tempo fa, mi ricordo quando è uscito il, come si chiama? Body Lava. Sì, che c'era il puff. Lo dava, l'ha dato a Batman Rock, gli ha fatto fare un video sul profilo di Fenty Beauty. Sì, sì. Sia YouTube che Instagram. Ma hanno fatto tutto il Coachella, l'hanno fatto con lui. Con Batman Rock, yes. E Jackie Ania. Tutta quella gente lì, insomma. Bene, bene. Va bene. Allora, grazie di nuovo, Omar. Grazie a te davvero ancora. E niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. E ovviamente, ripeto, tutti i canali, tutti i link di Omar li trovate qua sotto, oltre grazie ai prodotti. Mille. Ok? Un bacio, ciao ciao!